Ditemi dov'è l'ingresso! Quanto sono ingenuo. Credere che anche voi perseguite il sapere. Perché perseguire il sapere senza farne uso? Abbiamo l'occasione di creare un mondo migliore, in cui saremo liberi di plasmare il nostro destino. Se io non fossi disposto a far parte della vostra visione, sarebbe assurdo. Ma non capite. Noi possiamo bandire l'ignoranza, liberare le genti dalle classi sociali, dai regni, dalle pulsioni animali. Tutti avranno la verità a portata di mano. Mettermi a botte qui al buio illuminerà le genti di Dalia. In quel tempio c'è l'unificatore pitagorico. Lo sappiamo entrambi. Il numero associato a tutta la natura, a ogni cosa, è l'origine. Con esso possiamo aprire la mente e l'anima degli uomini e riempirle di sapere. Come al di sopra, così al di sotto. Quello è il voto ermetico. Ora mostratemi l'ingresso. Perché? Non sapete dove si trova? E come potrete? Conoscete quello che vuole l'umanità? Pensavo che scoprire la posizione di un semplice ingresso nascosto fosse una bazzecola. Voi... dove si trova? Indovinate. La vostra ostinazione... Fermi! Ezio Auditore! Voi che avete arrestato Cesare Borgia, che avete impedito il diffondersi dell'ignoranza a Roma, convincete il vostro amico Leonardo ad aprire il tempio e ad entrare nell'era d'oro dell'umanità. Dovrei persuadere il nostro amico a calci. O preferite che io adoperi il pugnale? Al contrario, non c'è cosa più auspicabile per me di una soluzione pacifica. Aiutate Leonardo a capire. Con l'unificatore pitagorico rimetteremo insieme l'umanità. Non sotto il mio credo. La rivoluzione inizierà senza di voi. Uccidetelo! Fermo! Fermo fuori! Leonardo, devo sapere! Ora, addosso! Vi prego, per il futuro dell'umanità! Ditemelo! Stiamo esaurendo il tempo! Ora, fratelli! Ah!
Fermalo! Molto azzardato! Statemi lontano, assassino! In fondo siamo tutti uguali, ma quella gente persiste nella caccia alle streghe! Intendete riportarci alle nostre primitive origini? Firenze contro Venezia! Venezia contro Roma! Una massa di ignoranti contro l'altra in eterno, è questo che volete? Voi, un assassino, nemico del sapere. La ricerca della verità è una scelta. Renderla obbligatoria serve a poco. Quelle genti perdute, quei regni in guerra, li avrei liberati dalla sofferenza. Che tu possa conoscere la verità nella morte. Requiescat in pace. Vieni, andiamocene di qui. Non possiamo, Ezio. Dobbiamo raggiungere l'ultima sala del Tempio. Sei ferito? Me la caverò. Se quel numero rimane intatto, rischiamo che un altro pazzo lo scopra. Vieni. Prendi la fiamma. Aprirò la strada. Per fortuna ho mandato Massimo a caccia dei miei quadri e ciò ha rallentato molto i loro progressi. I pitagorici credevano che l'anima si muovesse nelle fessure della terra come un raggio di luce. Essa accende il fuoco che simboleggia il sapere. Ora ho il modo di tornare quassù. Ci sei quasi! Yeah.
Dobbiamo procedere oltre! Immagino che Salai sia in giro a sperperare il mio tanto sudato denaro. E a casa sano e salvo. Mi conforta. Per il denaro, ovviamente. Non hai bisogno di mentirmi. Salai ti si confà. Approvo. Io... Servirebbe un po' di luce qui. Udito? Il vento. I pitagorici credevano che tutte le forze della natura potessero essere ridotte a numeri. La matematica può quindi agire sulla natura, consentendo all'uomo di sfruttarne il potere. Tornare quassù. Thank you.
Solo un'ultima sala prima di raggiungere il centro. Guarda un po'. Delizioso. Il fuoco della conoscenza. Esatto. Secondo i pitagorici, l'armonia si ottiene unificando il molteplice, quando molti pensieri si combinano per formare un'idea originale. Tornerà utile se cado. Sì, che illuminazione! Molto divertente. Thank you.
L'unità è compiuta, ma la porta ancora non si apre. Leonardo, vieni qui. Riconosci questi simboli? No. Aspetta. Questi sono i simboli che mi ha mostrato la mela dell'Eden. Sono in ordine sbagliato. Fammi provare a rimetterli a posto. Fatto. Conosco questa architettura. Quelli non sono simboli pitagorici. 43, 39, 19, N, 75, 27, 42. Doppia V. Nulla. Il culto di Ermete si sbaglia. Il numero non ha senso. Te ne vai. Nessun numero può riparare il mondo. Vieni, amico mio. Aiutami a trovare una nave per Navarra. Devo chiudere i conti con Cesare Borgia. Esso non è destinato a noi. Ezio, mi nascondi qualcosa? A cos'altro stai lavorando? Ebbene, ho iniziato diversi studi di anatomia. Poi il re Luigi XII mi ha interessato ai miei lavori di meccanica. Oh, sì! Sto pensando di rifare quel San Giovanni perso nell'incendio. Salai mi farà ancora da modello, ovviamente. E poi voglio studiare una partoriente per vedere come cambia il suo corpo. Interessante. Parlamene un po'. Adesso puoi sedare Desmond. Abbiamo l'informazione necessaria. È troppo tardi, il danno è fatto. Sembra sia entrato in una specie di coma. Ne uscirà, vedrai. L'ha sempre fatto in passato. Ho trasferito i dati sul computer.